La rinite allergica locale è una patologia caratterizzata dalla presenza delle IgE, cioè gli anticorpi associati all'allergia, esclusivamente nella mucosa nasale. In realtà la cosa è stata scoperta già molti anni fa, nel 1975, ma è solo in anni recenti che è stato possibile delineare proprio le caratteristiche di questa malattia, che può essere facilmente non riconosciuta. Infatti, se a un paziente con tipica rinite o stagionale o perenne, a cui vengono fatti i comuni test allergologici con esito negativo, verrà etichettato come paziente non allergico. In realtà, in una certa percentuale di casi, avrà la rinite allergica locale, e questa va dimostrata rivelando appunto la presenza di IgE nel naso con appositi misuratori, dispositivi eccetera, oppure facendo un test di provocazione nasale con l'allergene sospetto. È stato possibile negli ultimi anni chiarire molte delle caratteristiche di questa malattia, che quindi non c'è ragione più di dubitarne dell'esistenza come si faceva in passato, cioè la rinite allergica locale è un'entità nosografica assolutamente esistente e che necessita però di applicazioni, di ulteriori ricerche, investigazioni in profondità per chiarirne ancora meglio le caratteristiche.